Io spero che questa commissione d'inchiesta sì. ci vada a dire dove sono finiti questi soldi. A me piacerebbe capire cosa hanno finanziato, quali iniziative hanno finanziato. No, no, già qualcosa sappiamo, un attimo ci arrivo. Dopo finisco, però guardi, le do un altro dato che è estremamente preoccupante. Ho paura che dopo questa bolla scoppierà la bolla delle cooperative. Noi abbiamo 9 cooperative, in Italia le più grosse, che raccolgono dal prestito sociale, che fino a poco tempo fa non era controllato dalla Banca d'Italia, perché sembra un prestito sociale e non un fondo risparmio, sì. 11 miliardi di euro. 11 miliardi di euro, che è molto di più del patrimonio netto dichiarato da queste cooperative. Cooperative che sono entrate non nella loro attività primaria, ovvero quello di fare cooperazione, vendita ai supermercati ed altro, ma hanno fatto finanza, sono entrati in Monte Paschi di Siena, e tutte guarda caso di una determinata area politica. La mia preoccupazione è che con la bolla che scoppierà di questa finanza rossa ci rimetteranno i cittadini, perché sono stati utilizzati i loro soldi, e quindi noi dobbiamo vigilare, andare a bloccare e tutelare chi è stato truffato.